Buongiorno a tutti, Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività connessa alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, mercoledì 27 aprile. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la web TV. L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza di Massimo Orselli, rappresentanza del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. Il Forum delle Associazioni Familiari è attivo da ormai quasi 30 anni su molteplici tematiche riguardanti la famiglia e tra le sue varie attività ha promosso il progetto Confido, che ha l'obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza delle pratiche di adozione ed affido sul territorio nazionale, creando un ponte tra le famiglie affidatarie, le comunità, gli operatori e i servizi sociali territoriali. Il dottor Orselli è impegnato da molto tempo su questi temi ed è stato recentemente eletto, lo scorso 23 febbraio, presidente della Consulta della Regione Marche per la Famiglia, un organo propositivo e consultivo istituito con la legge regionale 30 del 1998. Con questa audizione riprendiamo un confronto con le realtà associative che avevamo avviato sin dalle prime sedute con l'audizione delle associazioni partecipanti al tavolo nazionale Affido. Per la Commissione si tratta innanzitutto di acquisire una valutazione di associazioni impegnate nella promozione della famiglia e anche nella promozione dell'affido e dell'adozione sul funzionamento complessivo del sistema e anche sulle riforme in atto, come appunto quella sulla riforma del processo civile. Sotto questo punto di vista, i dati acquisiti nel corso dell'inchiesta evidenziano numerose criticità e anche una certa schizofrenia. Da un lato, infatti, nel dibattito si valorizza, sulla base delle previsioni normative, il valore sociale dell'affido, specialmente familiare, per il superiore interesse del minore. Dall'altro, nel concreto funzionamento del sistema, assistiamo alla collocazione, talora forzosa e in qualche caso persino vessatoria, di minori fuori dalle famiglie di origine con procedimenti che conducono più verso strutture comunitarie che verso famiglie affidatarie, e che talora portano a collocazioni ingiustificatamente lunghe, aggiungo anche distanti dal punto di vista territoriale. Talora le stesse famiglie affidatarie si trovano a subire le conseguenze di progetti elaborati in maniera sommaria e gestiti in maniera superficiale, come emerge anche in alcuni esposti rivolti alla Commissione. Né mancano casi di progetti di affido familiare interrotti sulla base di decisioni dei servizi sociali che appaiono sotto vari aspetti arbitrari e probabilmente non corrispondenti all'interesse del minore. Il Forum delle Associazioni Familiari ha in diverse occasioni sottolineato il valore dell'affido, invitando le istituzioni a distinguere tra vicende criminali, come quella di Bibbiano, e la complessa realtà dell'affido. Allo stesso tempo non ha fatto mancare proposte di riforma, in particolare per la creazione di comunità che siano realmente di tipo familiare. Il tema è importante anche rispetto a una denunciata crisi dell'affido familiare che talora viene attribuito alle conseguenze della vicenda Bibbiano, ma che forse ha più a che fare con un modus operandi del circuito dei servizi sociali Tribunale dei minorenni, che porta spesso a privilegiare un approccio burocratico coercitivo più che una progettualità orientata ai minori e alle famiglie. Lascio ora la parola al dottor Orselli per la sua relazione, chiedendo come di consueto la disponibilità a rispondere ai quesiti che gli verranno proposti al termine della relazione, anche magari in forma scritta, qualora necessitassero di una istruttoria e di un approfondimento ulteriore. Prego, dottor Orselli. Ringrazio la Presidente per l'introduzione e ringrazio tutti voi per la possibilità che viene data a me come rappresentante del Forum delle Associazioni Familiari per sviluppare questo argomento così importante che ci sta particolarmente a cuore. Io mi presento, sono Massimo Orselli, sono ingegnere, quindi con una formazione che va al di là degli aspetti psicologici e sociali, ma per esperienza, vivendo da tanti anni, oltre 30 anni, l'esperienza in istituzione famiglie per accoglienza, di cui sono il vicepresidente nazionale, sono legato alla vita del Forum istituzioni familiari e porto avanti la delega all'interno del Forum per quanto riguarda la tematica dell'affido e dell'adozione. Nel forum ci sono sette associazioni che sono contraddistinte dal tema dell'accoglienza in generale e
e tutte hanno una significativa presenza di famiglie che accolgono dei minori in affido nelle proprie case o che hanno dato vita a diverse strutture di accoglienza come case famiglia. Mi sembra utile nominare queste associazioni che oggi sono chiamate a rappresentare la loro partecipazione al forum, perché le associazioni che hanno esperienze ormai di oltre 30 anni sono quel tessuto che nella realtà opera quotidianamente per il bene dei minori che sono costretti ad essere allontanati dalle loro famiglie. Queste associazioni sono AIBI, Associazione Amici dei Bambini, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione Fraternità, Associazione per Famiglie Nuove, Cometa, Famiglie per Accoglienza e Progetto Famiglia. Chiaramente, con tutti i vincoli di tempo che ha ricordato la Presidente, qui cercherò di evidenziare alcune questioni, secondo due filoni comunque legati tra loro. Il primo è l'esperienza dell'affido familiare, il secondo riguarda le comunità di tipo familiare che accolgono minori, per cui è stata costruita la presente commissione come elemento centrale. Perché vorrei sviluppare entrambi questi due punti? Perché sono legati fortemente tra loro. Primo filone, affido familiare. L'affidamento familiare è un'esperienza di accoglienza in cui un bambino, un ragazzo, che è l'elemento centrale della sua storia e della sua famiglia, ha la possibilità di ricevere in via temporanea, e sottolineo questo aspetto temporaneo, cure, affetto e attenzioni per essere aiutato a fare un'esperienza di riconoscimento del valore di sé, per vivere fino in fondo quello per cui quel bambino, quel ragazzo è stato generato e ha la necessità di sviluppare. Talvolta questo per diverse possibilità non può accadere. Partiamo dal riconoscimento che ogni famiglia ha il compito di educare e curare il proprio figlio, ma sappiamo, come accennavo, che alcune famiglie sono fragili, con difficoltà di espressione della capacità genitoriale ed educative. Quando parlo di famiglie fragili, non parlo dal punto di vista economico. Famiglie con possibili situazioni di disagio sociale, familiare, psicologico e talvolta, conseguentemente, anche di carattere economico. Un importante compito educativo e di cura va quindi riconosciuta quella che è la famiglia che sostiene la famiglia in difficoltà, cioè la famiglia affidataria. Quando le situazioni la rendono necessaria, in base a un progetto elaborato dal servizio sociale, come la famiglia come un soggetto, una risorsa significativa che va coinvolta, informata, interpellata in tutte le fasi di attuazione del progetto stesso. Pertanto ci sembra importante riconoscere questo ruolo alla famiglia affidataria, un ruolo centrale per l'aiuto e il sostegno temporaneo del minore affinché non possa ritornare il bambino presso la propria origine, come è necessario che questo accada. Da oltre 40 anni, dall'esperienza di accoglienza familiare, sono nate associazioni e reti di famiglie affidatarie che hanno maturato negli anni un'importante esperienza di accompagnamento, una significativa riflessione culturale e alcune buone pratiche, con una forte consapevolezza dei propri bisogni, richieste e proposte che possono essere condivise tra tutti i soggetti implicati nel complesso processo dell'affido. Perché? E vorrei sottolineare a questo punto, il processo dell'affido coinvolge soggetti diversi con nature diverse, coinvolge le famiglie, le associazioni familiari, gli operatori, il sistema giudiziario, i servizi territoriali a diversi livelli. L'esperienza delle associazioni familiari che collaborano con l'ente pubblico
si attua da sempre su un preciso spazio di collaborazione tra questo, l'ente pubblico, le reti e le associazioni familiari. Gruppi di famiglie volontarie aggregate, caratterizzati dalla spinta dall'accoglienza di un bambino in difficoltà e al sostegno della famiglia, che possono essere strutturate in varie forme. Questo è uno degli elementi delle linee guida per l'affidamento, linee di indirizzo per l'affidamento familiare del 2013. L'associazionismo svolge un ruolo importante nel sostegno alle famiglie che si avvicinano all'esperienza dell'affido familiare. Per cui ci risentiamo di ribadire l'importanza e la bellezza dell'accoglienza affidataria e il valore sociale e relazionale che le famiglie affidatarie esprimono nell'accoglienza, un valore inestimabile e non mercificabile. Sia per noi l'esperienza dell'accoglienza, dell'affido, un'esperienza positiva che è una proposta da fare a tutti. L'intuizione di quando hanno proposto e normato l'affido, ormai parliamo di oltre 40 anni, aveva l'obiettivo di evitare che i bambini, a fronte di difficoltà e limiti della propria famiglia, dovessero vivere in un istituto, riconoscendo che per un bambino nulla può sostituire l'esperienza di poter crescere in una famiglia. Per cui, secondo quanto indicato nelle linee di indirizzo dell'affidamento familiare, si dice che l'affidamento familiare si fonda su una visione positiva della possibilità di cambiamento delle persone, e in particolare dei bambini, che possono far fronte in maniera positiva a eventi traumatici di varia natura e intensità, quando sono sostenuti da una reale, da una rete sociale all'interno della quale sviluppano relazioni interpersonali significative e di effettivo sostegno alla crescita. Questo sempre nelle linee di indirizzo che citavo in precedenza sull'affidamento familiare. Questa è l'esperienza di affido che nel tempo tante famiglie hanno vissuto e stanno ancora vivendo. Si pensi, a titolo di esempio, per i dati che abbiamo a disposizione, che risalgono alcuni anni fa, i minori fuori famiglia risultavano 26.615 e di questi 14.012 erano in affido familiare, mentre 12.603 bambini erano nelle istituzioni. Questa è come fonte l'Istituto Docente di Firenze, in quaderni della ricerca sociale. Questo testimonia quindi il valore dell'affidamento familiare e l'importanza di poterlo, promuovere e incrementare. Per tutto questo, come associazioni, ci sentiamo di non mettere sotto accusa l'istituto dell'affido familiare. Anzi, diciamo che va ulteriormente promosso e proposto proprio attraverso l'osmosi e l'esempio dell'esperienza positiva che tante famiglie vivono. In precedenza la Presidente aveva citato il progetto Confido, un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, promosso dal forum, che in stato di pandemia, quindi in piena situazione di pandemia, in 10 regioni ha sviluppato un percorso di 10 incontri in ogni regione, in cui sono state coinvolte oltre 1.000 famiglie interessate all'affido familiare e pronte a valutare le eventuali proposte da parte dei servizi. Ma sì, potremmo portare tanti esempi partendo da questo percorso come Confido, ma come tante altre realtà in cui vengono promosse azioni di informazione e formazione riguardo all'affido familiare. Sicuramente la legge 184 dell'83, per questo che ormai parliamo di 40 anni, è perfettibile, ma nel suo complesso, se interamente e correttamente applicata, sarebbe un ottimo punto di ripartenza. L'indicazione, scusate, della priorità dell'accoglienza in famiglia è spesso trascurata a causa,
dell'emergenza degli interventi, della scarsità e precarietà delle risorse, sia economiche che di personale, dei tempi definiti dal progetto d'affido non rispettati, dalla nomina, se necessaria, del tutore dei minori. Mentre noi dobbiamo lavorare tutti insieme per far sì che il bambino, il minore, possa crescere e nella propria famiglia oppure in chi si può prendere cura di lui. Già l'applicazione di queste e altre indicazioni di legge potrebbero migliorare il sistema. In tutto questo, come sempre ricordato dalle linee guida, pur ribadendo che la titolarità della promozione e della gestione dell'affidamento familiare all'ente pubblico prevede un preciso spazio di collaborazione tra questo, le reti e le associazioni familiari. Gruppi di famiglie volontarie, aggregate, caratterizzati dalla spinta all'accoglienza del bambino in difficoltà e al sostegno della famiglia, che possono essere strutturate in varie forme. Purtroppo, tante volte, la collaborazione con l'associazionismo è poco sfruttata, tant'è che meno valorizzata. Mentre c'è la possibilità di una forte collaborazione, come ci accorgiamo che accade, tra i soggetti del privato sociale, come le associazioni, e la realtà pubblica. Su questo filone, il forum ha portato già il suo contributo nell'ambito della discussione delle proposte di modifica alla legge 183 dell'84, partecipando il 15 giugno ad un'audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, come ha voluto anche contribuire, purtroppo senza essere adeguatamente ascoltati, come tante altre realtà, al dibattito che si è avviato sulla riforma del Codice Civile, in particolare sui punti che hanno portato alla previsione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il forum ha inviato il 29 ottobre un proprio contributo alla Commissione della Camera sul decreto legge 3289, che poi è diventata legge nel novembre del 2021. Su questa modifica che è stata apportata del Codice Civile, con la modifica relativa ai tribunali e l'applicazione a livello regionale, sentiamo ancora la necessità di dare il nostro contributo nelle sue attuazioni, perché è una ricchezza quella del Tribunale per i minorenni che non va sperduta, ma è un sostegno utile per le famiglie in difficoltà. Passo ora al secondo filone che mi ero promesso, che avevo annunciato all'inizio, sulle strutture di accoglienza. Questo in coerenza con quanto già detto, perché sembra importante portare il nostro specifico contributo, che è il tema specifico anche di questa audizione. Occorre partire dalla considerazione che a distanza di oltre 20 anni dall'entrata in vigore della legge 149-2001, sul diritto dei minori ad una famiglia, che va ad integrarsi con la 183 dell'84, sono ancora migliaia in Italia i bambini, i numeri che davo in precedenza lo dicono, e i ragazzi che vivono in strutture di accoglienza, che non sono specificatamente familiari. Il mio non è un'accusa rispetto alle strutture di accoglienza, assolutamente no. È un capire un percorso che dobbiamo fare insieme. Queste strutture di accoglienza dove sono presenti operatori, pur vari dal punto di vista professionale, ma che non rispondono pienamente ai bisogni delle relazioni familiari di cui necessitano molti dei bambini e dei ragazzi allontanati temporaneamente dalle loro famiglie d'origine. Il problema è che la legge 184-83, poi modificata con la 149 del 2001, articolo 2, comma 2, definisce genericamente tutte le strutture come comunità di tipo familiare, non distinguendo tra quelle che sono davvero organizzate come una famiglia, con un papà e una mamma presenti a tempo pieno,
e comunità gestite da educatori a turno, definiti più precisamente dalla legge 149 2001 come istituto di assistenza pubblico o privato. Il risultato di questa carenza di precisione legislativa è che molti bambini sono collocati in comunità educative pur avendo bisogno della presenza stabile di figure genitoriali che offrano loro le relazioni familiari fondamentali in una fase delicata del loro sviluppo per la costruzione delle relazioni affettive e della propria personalità. Il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari ritiene opportuno che il ruolo della famiglia, o migliore risposta possibile per molti dei bambini che devono essere allontanati dalla loro famiglia d'origine, venga riconosciuto anche nella normativa, distinguendo con precisione le diverse tipologie di strutture di accoglienza. La famiglia è in grado di accogliere bambini e adolescenti, non solo offrendo tutte le cure e gli interventi previsti dalle norme, ma soprattutto offrendo ciò che appartiene all'identità della famiglia, l'amore tra i coniugi e tra essi e i loro figli. L'unità tra i coniugi, come elemento fondativo della famiglia, stabilisce nel matrimonio una relazione che trae la sua forza dall'amore reciproco, che coinvolge tutte le persone che vivono l'appartenenza alla famiglia stessa, pur a diverso titolo, genitori, figli biologici e figli affidati. Questa ricchezza costituisce un fattore nutritivo in grado di restituire al minorenne accolto la dignità di figlio. L'accolto, raccogliendo l'identità affettiva e morale della famiglia, può essere messo nella condizione di potersi riaffidare alle relazioni familiari, alimentando così dentro di sé nuova speranza per il suo futuro. Il grado di familiarità deve essere il criterio che porta alla definizione delle diverse tipologie di strutture di accoglienza. Questo è un punto importante che a noi sta a cuore, eliminando così l'ambiguità che nasce dal definire genericamente comunità di tipo familiare, qualsiasi struttura, fermo restando che la dimensione e il modello educativo debbono essere di stile familiare in tutte le strutture d'accoglienza. Allo stesso modo, bisogna tenere presente, come previsto dalla normativa, che la prima risposta per ogni bambino allontanato dalla famiglia d'origine deve essere una famiglia affidataria. Quindi, solo qualora non sia possibile l'inserimento in una famiglia affidataria, si deve, in seconda istanza, pensare a una struttura d'accoglienza. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, il forum propone la seguente classificazione che, oltre a portare un sostanziale contributo per un chiarimento tra le diverse tipologie di strutture d'accoglienza, vuole suggerire anche un criterio di priorità. Pertanto, qualora un minorenne non possa permanere nella sua famiglia, valutata l'impossibilità di praticare un affido familiare, perché molte volte c'è questa difficoltà per diversi motivi, si procederà innanzitutto con il considerare l'ipotesi di inserimento in casa famiglia, che, ove non possibile, si considera l'inserimento in una comunità familiare, solo laddove anche questo non possa essere attuato, l'inserimento in una comunità educativa. Sono tre livelli che ora voglio sinteticamente descrivere, che sono prioritariamente importanti per la vita di ogni bambino, secondo le proprie caratteristiche. Provo ad indicare, secondo la nostra esperienza, come possono essere classificate le diverse realtà. La casa famiglia è un presidio di solidarietà sociale condotto da una famiglia, costituita da due persone adulte, uomo e donna coniugati, con o senza figli, che pongono stabile dimora nella casa famiglia.
In essa lo svolgimento delle funzioni genitoriali prevalente è a carico della coppia, benché possono essere previsti supporti di tipo educativo anche in base al numero e alla tipologia degli accordi. Infatti, è opportuno, secondo noi, che ogni casa famiglia definisca la tipologia degli accordi, tenendo conto anche delle normative locali. Tale disponibilità all'accoglienza può comprendere, oltre i minorenni, anche le mamme o padri con bambino, adulti in difficoltà o disabili, come previsto dal decreto ministeriale 308, in cui rientrano le case famiglie multiutenza complementare. Ogni nuova accoglienza, qualunque essa sia, viene valutata sulla base della possibilità di inserimento sereno ed efficace, tenendo conto del benessere di quanti sono già parte della casa famiglia stessa. Seconda possibilità, la comunità familiare. È caratterizzata da una forma di familiarità attenuata. In essa, almeno un adulto stabilmente residente svolge le funzioni genitoriali prevalenti. Anche qui possono essere previsti supporti educativi in base al numero e alla tipologia degli accordi, seguendo gli stessi criteri indicati per la casa famiglia. Una terza tipo di struttura che noi ci sentiamo di proporre in base all'esperienza è la comunità educativa. Tale comunità educativa è caratterizzata dalla presenza di educatori professionali, presenti con modalità a rotazione. La dimensione professionale dell'equipe educativa si esprime nella cura, nell'accompagnamento alla crescita del minorenne. Inoltre, l'organizzazione della vita della comunità si esprime necessariamente attraverso funzioni e azioni educative e di cura nella quotidianità da parte degli educatori coinvolti. Il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari ritiene inoltre che la famiglia che conduce una casa famiglia ha competenze relazionali, gestionali specifiche che non sono assimilabili a quelle di un educatore professionale. Ne consegue che qualora, nella libertà di scelta della famiglia, il coniuge che si dedica prevalentemente all'accoglienza mantenga il suo impegno lavorativo al di fuori della casa famiglia e che debba aver diritto alle previdenze previste dalla legislazione, in particolare alle aspettative ai congedi parentali. Quindi devono potersi essere fruiti per l'interesse del minore accolto, che ha il diritto di godere della completa presenza a casa di almeno di uno dei genitori della casa famiglia, mediante l'istituto della maternità. 2. Le case famiglia, come qualsiasi altra famiglia, spesso hanno bisogno di supporti, ad esempio l'aiuto dei volontari per la realizzazione di alcune attività, l'aiuto da parte di educatori professionali, un sostegno nei confronti di ragazzi con bisogni più gravosi. Il ricorso alle figure professionali deve essere consentito e talvolta necessario, ma non deve costituire standard per tutte le case famiglia, quindi essere reso obbligatorio anche dove non sia necessario. Si ritengono inoltre opportuni supporti periodici ed esterni alla struttura, che offrono alla famiglia possibilità di confronto e verifica. 3. Non si ritiene necessario che la famiglia che conduce una casa famiglia debba essere in possesso di titoli professionali specifici, ma di un curriculum di formazione e di esperienze di accoglienza pregresse riconosciuto positivamente dall'ente pubblico territorialmente competente. È auspicabile anche che per le famiglie di casa famiglia vengano messi a disposizione percorsi di formazione permanente che possono essere attivati dalle associazioni di riferimento o da enti pubblici o ancora in collaborazione tra i due soggetti. 4. Gli edifici che ospitano le case famiglia, come giustamente prescrivono varie normative nazionali e regionali, devono soddisfare i requisiti della civile abitazione.
Stante poi il carattere familiare, deve essere riconosciuto che non siano applicabili le norme che regolano la produzione dei pasti per terzi, come quelle del decreto 81-2008, e le norme di prevenzione incendi. Si applicano invece tutte le agevolazioni generalmente previste per le famiglie e ci si oppone a tutto quello che snatura l'identità dell'essere famiglia. Per tutto questo ci sentiamo di avanzare anche in questa sede le seguenti istanze. 1. La legge 184-83 deve essere modificata eliminando l'impropria definizione di comunità di tipo familiare, distinguendo con chiarezza le varie tipologie di strutture di accoglienza come sopra indicate. Possono essere indicate la casa famiglia, strutture di accoglienza come la casa famiglia, di tipo familiare, comunità educativa, prevedendo inoltre che i minori allontanati dalla famiglia d'origine possono essere collocati in una famiglia affidataria, una struttura familiare gestita da una coppia di coniugi, casa famiglia, ove non possibile, da almeno una figura adulta che svolge la funzione paterna o materna e presenta un tempo pieno, a tempo pieno, unità familiare, oppure in comunità educative. Un secondo aspetto importante riguarda i minori sotto i 3 anni, la loro accoglienza, compresi i neonati o bambini piccolissimi, per i quali le istituzioni talvolta propone e prevede il cosiddetto affido ponte, in attesa di fare i necessari approfondimenti. In questo caso deve essere disposto che questa accoglienza possa avvenire solo nelle famiglie affidatarie o in case famiglia. Per i bambini tra i 3 e i 6 anni si ammette anche l'inserimento in comunità familiare. Cioè, per noi questo è un punto centrale che va assolutamente tenuto presente nel percorso che si è avviato. Terzo, e concludo, l'attuazione dell'articolo 3 della legge 149 del 2001, il comma 2, per cui la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono gli standard minimi dei servizi di assistenza, standard che dovranno essere applicati in maniera omogenea da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, per le case famiglie, le comunità familiari e le comunità educative sulla base delle disposizioni stabilite. Quindi vanno riviste tutte queste modalità. Ecco, questo è il contributo che come forum delle associazioni familiari ci sentiamo di dare a nome di tutte le associazioni che partecipano al forum, ma anche tenendo conto di tante realtà che sul territorio, in maniera capillare, operano quotidianamente a favore dei minori e delle famiglie in difficoltà. Grazie. Grazie ingegnere Orselli, quindi questa volta ho detto la qualifica giusta. E abbiamo qualche domanda, alcune ne ho io, però do subito la parola all'onorevole Darrando da remoto. Prego, onorevole Darrando. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio il dottor Orselli, e ringrazio per la relazione. Ci dà un quadro rispetto a un'altra parte importante di quello che è, diciamo, l'oggetto di questa commissione. Vado alle domande in modo sintetico, auspicando ovviamente che, di essere chiara laddove, qualora gliele ripeto. Intanto, mi ha colpito una sua affermazione, ma giusto per capire anche la ratio che sta dietro a questa affermazione, rispetto alla promozione e alla proposizione dell'esperienza dell'affido. Come forum, voi ritenete opportuno anche però, cioè per capire un po' la vostra posizione, semplicemente,
dato che quando si fa un allontanamento di un minore dalla famiglia di origine è un'esperienza traumatica per tutti i componenti della famiglia di origine e sicuramente comunque coinvolge emotivamente anche la famiglia affidataria, in modo particolare perché le dinamiche che stanno all'interno di una famiglia affidataria non sono le stesse che stanno all'interno di una comunità per affidi, per fare un esempio proprio specifico. Proprio per questa motivazione ritiene opportuno che si investa anche in quello che è una rete sociale e sociosanitaria, perché noi andiamo sì a parlare di affido, ma parliamo anche dell'aspetto sanitario, perché quando si vivono certi tipi di traumi, la psiche comunque può comportare anche delle conseguenze in termini di salute. Quindi le chiedo se come forum ritenete opportuno anche che ci sia questo investimento e potenziamento, anche alla luce di quello che sono stati gli investimenti fatti in legge di bilancio, in termini anche di definizione dei livelli essenziali di prestazione e soprattutto del fatto che si sta come dire, andando nella direzione di potenziare la presenza degli assistenti sociali. La seconda domanda, se può chiarirci l'aspetto della modifica alla 183 dell'84 inerente alla parte dei tribunali dei minorenni che lei ha accennato, ma non ho compreso chiaramente qual è la criticità, quindi se ci vuole, come dire, chiarire meglio questo aspetto. La terza, voi fate un distinguo tra poi mi corregga se sbaglio, famiglia affidataria, casa famiglia, comunità familiare e comunità educativa. Per me la comunità educativa ha tutto un altro ruolo che nella situazione dell'affidamento diventerebbe un po' critico da gestire, ma al netto di questo, la domanda che mi sorge spontanea è qual è la differenza tra una famiglia affidataria e una casa famiglia, qualora esista in entrambi i casi comunque una coppia, e non capisco quale sarebbe la differenza nella sostanza, oltre a se intendete anche prevedere o che comunque si preveda a livello normativo una sorta anche di accreditamento di quelle che possono essere le strutture, anche perché una volta che tu crei la categorizzazione delle strutture, mi passi il termine di categorizzazione, è ovvio e normale che ci debba essere anche una sorta di vigilanza e di controllo che può essere possibile solo attraverso un processo di accreditamento o regionale o in un'altra fattispecie. Quarta e ultima domanda. Penultima domanda, e come ritiene e se ritiene, se ritenete ovviamente come forum, ma mi rivolgo a lei in quanto presente come udito, opportuno avere la figura dello psicologo sin dall'inizio della presa in carico dei servizi sociali, questo perché la figura dello psicologo non serve solo per il minore, che è al centro di quello che dovrebbe essere un progetto e soprattutto è colui che deve essere tutelato in primis, proprio perché è per questo che esiste questa istituzione dell'affido, e se ritiene opportuno anche il potenziamento della figura dell'assistente sociale in termini di quello che abbiamo detto un po' prima, dei livelli essenziali delle prestazioni e quindi una presenza più massiccia, proprio per garantire quello che voi un po' avete, passi il termine, denunciato, della necessità di garantire meno precarizzazione degli interventi sociali rispetto ai materie di affido e anche una continuità di quello che è poi l'istituzione dell'affido. Ultima domanda. Sui minori sotto i 3 anni, che io la vedo molto critica, lo dico da neomamma, voglio pensare che mia figlia mai succeda nella vita, andasse a vada in un'altra famiglia, come madre, penso che mi sconquasserebbe, cioè detto proprio in maniera molto chiara. Perché questa distinzione? Cioè, c'è uno studio, lo chiedo perché secondo me è opportuno sapere qual è la motivazione, la ratio che sta dietro le vostre istanze, perché sotto i 3 anni ci sono degli studi o avete fatto degli approfondimenti che, come dire, ci danno delle indicazioni chiare sulla necessità di un istituto, tipo quello familiare o comunque della casa famiglia rispetto ad altre per certe fasce di bambini e di minori, e quindi se ci sono degli studi del, come dire, una sorta di appoggio anche per capire da dove nasce questa vostra distinzione, dal punto di vista tecnico, quindi anche per avere, come dire, un po' un maggiore chiarimento in merito a questo. Io la ringrazio della sua relazione e spero di essere stata chiara nelle mie domande. Ho finito. Grazie. Sì, Posso? prego, prego, direi che facciamo rispondere, poi abbiamo un'altra domanda dall'onorevole Ascari. Prego, ingegner Orselli. Sì, spero di riuscire a rispondere a tutto. Se ho perso qualcosa, casomai posso essere, mi interrompa tranquillamente. Allora, innanzitutto,
Partiamo dall'ultima questione che è stata posta, perché diciamo che i minori di sotto 3 anni varrebbe la pena coinvolgerli in una famiglia? Perché una famiglia ponte, sto usando il termine, in attesa che venga definito qual è il percorso per questo minore di 3 anni, perché molte volte ci sono delle situazioni, noi ci troviamo a vivere in condizioni tali che l'ente, il soggetto tutelante, in questo caso il tribunale, prende delle decisioni per motivi i più vari su cui noi non possiamo e non vogliamo entrare, di allontanamento del minore e di collocamento del minore presso una struttura. Secondo la nostra esperienza, la possibilità, avendo chiaro che è un collocamento ponte, la struttura migliore è una famiglia. La famiglia che sa che quel minore è da loro per 2, 3 mesi, 4 mesi, fino a quando non sia definito quello che può essere il percorso del minore stesso. In questo caso potrebbe essere una sua ricollocazione nella famiglia di origine, perché sono state portate a compimento tutte le azioni per far recuperare la capacità genitoriale alla famiglia di origine, può essere l'avvio di un processo adottivo qualora ce ne siano le condizioni, ma nel frattempo il minore, il bambino, è presso una famiglia. Questo secondo noi è un elemento decisivo per un minore fino ai 3 anni. Però ecco, deve essere chiaro che è una famiglia ponte. È un passaggio da A. Quindi, ad esempio, io non darei mai come servizi un bambino di queste condizioni a una famiglia che non ha figli, oppure a una famiglia che ha avviato il percorso adottivo. Non è in questa situazione qua. Quindi questo è un primo aspetto, perché ci sembra importante perseguire fare questo percorso. L'altro aspetto importante, adesso vado per capire, la questione della legge 183-84 sulla casa e famiglia, sull'accreditamento. Noi non crediamo che ci possa essere un criterio unico di rispondere al bisogno che viene fuori nei minori. Ci sono diverse possibilità per rispondere al bisogno dei minori. C'è l'affido familiare, oggi è sempre più forte l'esperienza di un appoggio alla famiglia per poter far recuperare la sua capacità genitoriale. C'è la possibilità di un affido part-time. Sono tante le forme che oggi ci sembra possa essere utili mettere in campo. Quello che a noi sta a cuore, come è nello specifico la legge 184, poi anche nella 149, è il minore, la tutela del minore perché possa crescere in maniera secondo le sue natura, le sue caratteristiche. Per questo un'esperienza che sta sempre più prendendo piede, che è sempre più importante, è quella di accompagnare con un affido diurno i minori, quando questo è consentito, quando c'è questa possibilità. Ovviamente questo qui comporta un impegno grosso da parte dei servizi che devono, e qui poi entra un altro aspetto che lei ha domandato, da parte dei servizi che devono essere quell'elemento di coordinamento tra il bisogno della famiglia in difficoltà, col minore in difficoltà, e la risorsa della famiglia di appoggio, la famiglia affidataria, la famiglia di sostegno del minore, ma anche della famiglia in difficoltà. In questo senso, a me sembra importante la questione della necessità di investire
sui servizi sociali. I servizi sociali hanno un ruolo importante in tutto il percorso. Purtroppo la nostra esperienza fa dire che i servizi sociali vivono una forte precarietà, precarietà di formazione, precarietà di impegno, di lavoro e di una precarietà. Noi talvolta è più stabile la famiglia che è affidataria che l'assistente sociale che ne ha la responsabilità. In questo la figura dello psicologo, la figura degli esperti sono figure importanti che vanno a sostenute e che noi e con le quali le famiglie affidatarie devono, sulle quali le famiglie affidatarie devono far conto, perché sono soggetti importanti in tutto il percorso dell'affido. Altro aspetto fondamentale, noi abbiamo fatto quella nella mia elencazione. Ho parlato delle case famiglia. La cosa importante è che ogni realtà sia riconosciuta secondo dei criteri oggettivi che le realtà locali, essendo competenza regionale, che le realtà regionali individuino. Nel senso, la casa famiglia è una fatta da due genitori che decidono di aprire la loro casa, ma non a uno, a due, a tre bambini, ma a un numero superiore. In molte normative regionali si parla di, cioè, un numero massimo di minori che si possono essere accolti. C'è la possibilità di accogliere mamme con bambino. Sono tante diverse le forme di accoglienza. È per questo che, secondo la nostra esperienza, la casa famiglia è una casa che ha la famiglia al centro dell'esperienza di chi accoglie. È la famiglia il centro dell'esperienza di accoglienza, che è diversa da una comunità familiare, in cui invece è coinvolto anche degli operatori, e dalla comunità educativa. Ognuna di queste tre realtà che noi abbiamo, che io prima ho elencato, ha una sua funzione. Io sono il primo a dire che per ogni bambino va individuata la struttura adeguata. Quindi non c'è un format che si può replicare in maniera indistinta. Ogni bambino ha la sua storia e ogni bambino ha bisogno della sua specifica risposta. Non so se ho. Sì, grazie. Ingegnere Orselli, onorevole Ascari da remoto, prego. Sì, grazie Presidente. Ringrazio anche il dottor Orselli per l'importante contributo. Vorrei porre alcuni quesiti. Qual è, la vostra posizione circa la necessità stabilita dalla legge, dalla Costituzione, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che le famiglie in difficoltà vengano aiutate in via consensuale prima di subire interventi autoritativi? Vi risulta poi che per i minorenni in affidamento o sottoposti a trattamenti vengano costantemente predisposti progetti dettagliati per il recupero dell'autonomia familiare? Terza domanda. Per quanto vi risulta, come e con che frequenza viene garantita la frequentazione tra i minorenni in affidamento e i loro familiari? E vi risulta che le famiglie affidatarie siano istruite al fine di segnalare prontamente gli stati di sofferenza dei minorenni affidati dovuti alla lontananza dai loro affetti? E se sì, quali iniziative avete assunto o condiviso per stimolare e favorire la collocazione tra genitori e affidatari al fine di consentire il pronto rientro in famiglia del minorenne affidato? E secondo quali criteri vi risulta che siano scelte le famiglie
presso cui vengono collocati minorenni a rischio di adottabilità. Vi risulta che queste famiglie siano istruite, formate sulla necessità di considerare come obiettivo prioritario, prima dell'eventuale passaggio in giudicato della pronuncia di adottabilità, il reinserimento del minorenne nella sua famiglia? E ultima domanda, qual è la vostra posizione rispetto alla necessità di contrastare l'indebito utilizzo della qualificazione di casa famiglia da parte di strutture comunitarie che nulla hanno dell'organizzazione su base familiare, spesso simulata attraverso la gestione apparente da parte di prestanome? E se in merito potete indicare iniziative che riteniate utili per un miglior supporto alle famiglie in condizioni di disagio e a quelle che offrono il proprio aiuto per l'accoglienza di minorenni. Grazie mille. Prego, Grazie. ingegnere Orselli. Ringrazio per le tante domande, spero di essere in grado di rispondere all'onorevole Ascari, che già più volte c'è stata occasione di capire, di cogliere il suo interesse per questo aspetto. Cerco di, se dimentico qualcosa, sono pronto a integrare, quindi chiedo scusa da subito. Allora, io partirei da quest'ultimo aspetto. Partirei dalla questione delle case famiglia, ossia quello che ho cercato di dire all'inizio, nella mia introduzione, era proprio il tentativo di distinguere quello che noi vorremmo che venisse fatto anche a livello normativo, le varie strutture di accoglienza, sulla quello che è una casa famiglia, quello che è una casa, quello che è la comunità di tipo familiare e quello che è una comunità educativa. Che ognuno di questi tre soggetti, come cercavo di dire nella mia introduzione, ha una sua funzione, ma ognuno di questi soggetti è diverso dall'altro, sia per compiti, sia per struttura, sia per responsabilità, secondo la nostra esperienza. Quindi, se ho capito bene, la casa famiglia è la struttura di tipo familiare che ha come centro e come nucleo responsabile una famiglia che fa questa scelta, una famiglia che continua magari la propria attività lavorativa, uno dei due coniugi, ma che diventa l'elemento di accoglienza centrale di questi ragazzi che vengono accolti. Ragazzi con diverse problematiche, ragazzi con diverse età, ragazzi che debbono essere aiutati a ritornare poi nel tempo presso le loro famiglie. E questo mi sembra un elemento importante da evidenziare, un elemento che contraddistingue la possibilità di creare un ambito che, in cui i ragazzi possano vivere un ambiente familiare. Quindi, la prima aspetto importante mi sembra che sia questa, che il ragazzo, che il bambino, che il minore possa vivere nella propria famiglia. Questo lo lego alle domande iniziali poste dall'onorevole Ascari per quanto riguarda le relazioni che devono crearsi tra il minore, la famiglia d'origine e la famiglia affidataria o la struttura che, di comunità familiare. Perché è importante questo? Il bambino che è al centro dell'interesse non può essere l'oggetto di contesa tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria. La famiglia affidataria ha
il compito di aiutare il bambino a crescere perché possa ritornare prima possibile presso la sua famiglia di origine. A questo punto c'è tutta la problematica di come sostenere la famiglia di origine a recuperare la sua capacità di essere famiglia e di essere la sua capacità genitoriale. Qui entra in gioco tutto il sistema dei servizi territoriali, dei servizi locali, dei servizi che devono investire sul recupero della famiglia di origine in attesa che il bambino possa ritornare presso, com'è per sua natura, presso la sua famiglia originale. Questo è tutto un percorso che va condotto, che va portato, su cui occorre investire risorse a tutti i livelli. Purtroppo l'esperienza ci fa dire che non sempre c'è questo investimento sul recupero della famiglia di origine. Quindi questo mi sembra un elemento importante. Come mi sembra importante tutta la questione relativa ai criteri sull'adottabilità, che va completamente rivisti perché non può essere, condivido con le domande e le sottolineature che faceva l'onorevole Ascari, che non può essere che l'adottabilità venga definita solo in base a certi aspetti, prevalentemente di carattere economico, di povertà educativa, quando invece l'adottabilità è una preoccupazione, una scelta che va fatta quando ci sono veramente le condizioni per cui quel minore non può, presso la propria famiglia naturale, trovare il sistema adeguato per la sua crescita. Un altro aspetto che adesso degli appunti che ho preso, ecco, per che cosa è importante per il minore? Per il minore è importante cogliere di avere un luogo in cui può crescere in maniera organica, armoniosa, in termini di dire. E il minore deve cogliere questo nella propria famiglia di origine innanzitutto, ma qualora ci sia necessità che venga allontanato dalla famiglia d'origine, deve cogliere questo nella famiglia affidataria, ma che famiglia affidataria che non può mai, mai mettersi contro la famiglia di origine. La famiglia affidataria deve accompagnare il minore a valorizzare per quello che è possibile la sua famiglia di origine e verso la quale il minore è chiamato a tornare. Ecco, spero di aver toccato i punti, le domande che l'onorevole Ascari ha posto, ma sono disponibile eventualmente a fare ulteriori approfondimenti. Chiedo scusa se non ho risposto a tutto. Grazie ingegnere, io avrei veramente minime domande. Tanto ho apprezzato molto la sua relazione, anche in relazione ai servizi che lei giustamente ha individuato per l'ausilio al minore. Quindi giustamente lei ha parlato di affido part-time, quindi affido non residenziale, affido diurno, e quindi tutti i servizi che di fatto non comportano un allontanamento anche insomma, permanente del minore dalla famiglia, ma comunque comportano quell'attività di ausilio alla crescita del minore e
permettono, dovrebbero almeno permettere quel parallelo investimento per recuperare la famiglia di origine, la disfunzionalità nella famiglia di origine. Questo anche dal punto di vista delle risorse economiche comporta sicuramente un risparmio. Così come lei giustamente ci ha illustrato la vostra proposta per quello che riguarda, diciamo, anche una formazione professionale per quelli che sono gli operatori delle famiglie affidatarie, case famiglia, comunità familiare e comunità educativa. Una formazione che lei ha definito anche permanente e secondo me questo è molto importante proprio perché nell'ambito del percorso di affido familiare sorgono spesso problematiche per cui la famiglia, la casa famiglia non può essere lasciata sola, quindi un confronto da parte delle istituzioni, lei giustamente ha detto dalle associazioni, da chi ha quindi un'esperienza anche pregressa di affidamento e questo credo che sia un tratto assolutamente importante proprio per evitare di formare, come giustamente lei ha detto, la cultura dell'affido familiare, ma poi lasciare le famiglie con un minore in affido e lasciarle però sole, che questo ovviamente no, non va nell'interesse del minore. Però lei, in quella distinzione, qui vengo alla domanda brevissima, che fa ovviamente da iure condendo, cioè sì, diciamo, si innesta la nuova riforma del processo civile che vede la presenza del tutore ma anche del curatore del minore e su questo nel caso appunto di casa famiglia e di comunità familiare io le chiedo se avete una idea, una proposta di come venga a rapportarsi il cosiddetto curatore del minore nei confronti appunto di chi delle comunità o delle famiglie che ricevono, insomma, che hanno in affidamento questo minore. Grazie. Allora, io provo a rispondere per quanto riguarda gli aspetti che la Presidente ha indicato. Innanzitutto, occorre riaffermare che l'esperienza dell'affido familiare è un'esperienza, mi viene il termine di dire, comunitaria, nel senso che vedi in atto soggetti diversi che insieme, pur nella loro diversità, ma in ognuno con la sua specificità, ha un compito in tutta l'esperienza dell'affido familiare e dell'accoglienza. Perché qui dico questo? Perché non è pensabile per il bene del bambino, perché il punto è il bene del bambino, che un'unica realtà possa aiutare a percorrere l'interesse del bene del bambino. In questo senso è fondamentale l'esperienza della famiglia di origine, che di fatto ha dato origine a questo bambino, quindi che va mantenuta come punto d'origine. È fondamentale l'esperienza della famiglia affidataria che accompagna il bambino per un periodo breve, che dovrebbe essere breve, purtroppo non lo è, questo poi è un altro aspetto, che accompagna il bambino affinché possa crescere in modo tale che l'allontanamento dalla sua casa non sia pregiudizievole per la sua crescita e in modo tale che possa ritornare presso la propria famiglia di origine. E qui si apre tutto un altro aspetto del lavoro che si fa per recuperare la famiglia di origine. L'altro elemento importante che a me sembra dovesse sottolineare è proprio il ruolo dei servizi. Il ruolo dei servizi che è un ruolo fondamentale se è un ruolo se è fatto da, lo ripeto, con stabilità. Noi dobbiamo
noi, lo Stato, le istituzioni devono investire sui servizi, perché i servizi possono stabilmente realizzare azioni e operazioni che consentano questa permanenza della cultura, dell'accoglienza, dell'affido e soprattutto consentano ai minori di poter ritornare con rapidità presso la propria famiglia di origine. In questo senso, la questione del curatore o del tutore diventa fondamentale in quanto diventa il garante della crescita del bambino, sia rispetto alla famiglia di origine, sia rispetto alla famiglia affidataria. Deve esserci una sinergia forte tra le istituzioni, in questo caso il tutore e i servizi, e le famiglie che sono in gioco nell'aspetto della crescita del bambino, in particolare per un periodo che viene normato dalla legge da parte della famiglia affidataria. Quindi ecco, per sintetizzare l'ausilio che la famiglia affidataria, l'attività d'ausilio che la famiglia affidataria può fare è un ausilio, un'attività di sostegno per la crescita del minore per un periodo che è costretto a stare lontano dalla propria famiglia di origine. Non so se sono stato presidente chiaro. La ringrazio, è chiarissimo. Io, se non ci sono altre richieste di intervento da parte dei commissari, allora chiudiamo l'audizione ringraziando l'ingegnere Orselli per la disponibilità e il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. Grazie e arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi della possibilità.